Pareggio salomonico al Rubens Fadini tra Giulianova e Maceratese in una sfida che metteva in palio punti platonici, ma che ha visto le due formazioni affrontarsi senza esclusione di colpi per la conquista dell'intera posta. Per la squadra abruzzese il commiato dal pubblico amico è stato positivo al termine di una stagione nel complesso tribolata anche per le vicende societarie. Complimenti alla Maceratese che ha chiuso la stagione imbattuta, unica formazione in Italia dalla Serie A alla Serie D a non aver mai subito l'onta di una sconfitta. Per i biancorossi la promozione in Lega Pro era arrivata con 90 minuti d'anticipo. Si comincia in un clima estivo e con 200 tifosi marchigiani sugli spalti a far festa. Al primo minuto Testoni ciabatta una conclusione al lato, bella azione al settimo di Falco che salta diversi avversari tirando poi debolmente permettendo a Petti di respingere prima della linea di porta. Gli ospiti senza il trio d'attacco titolare si fanno vedere al tredicesimo con un tiro senza grosse pretese di croce, ben più pericoloso dall'altra parte il tiro di Gaetani che mira l'incrocio mandando di pochissimo a lato, poi una fase di stanca con il Giulianova a spingere senza costrutto prima del lampo di Belkaid che al trentaduesimo approfitta della dormita generale dei padroni di casa realizzando un bel gol dai 18 metri e mettendo la sfera sotto la traversa. I tifosi biancorossi della super capolista marchigiana fanno festa, anche se al 35esimo c'è uno spavento per Saitta che deve controllare in due tempi la rasoiata di Mariani. Il finale non regala altre emozioni con le due squadre che si ripresentano in campo nella ripresa con gli stessi 11 del primo tempo. Al quarto l'ex giudiese Marco Croce mette in mezzo per Bartolini che mezza rovesciata alza di poco oltre la traversa. Sul capovolgimento di fronte il Giulianova trova il meritato pari. Falco al termine di un'azione ubriacante sulla sinistra crossa a centro area per Mariani che non sbaglia rimettendo il risultato sui binari dell'equilibrio. Al sedicesimo i ragazzi di Francesco Giorgini sfiorano il bis, ma sul bel colpo di testa di Nassi, dopo un perfetto cross di Mariani, Saitta è strepitoso, deviando la sfera in calcio d'angolo. Le due squadre provano a vincere, così al 33esimo e Gaetani a non trovare nell'area piccola ospite l'impatto giusto col pallone e permettendo a Saitta di controllare. Poi con il passare di minuti e il caldo a farla da padrone, con la festa degli ospiti e anche dei tifosi della curva ovest che salutano la squadra e Francesco Giorgini. Ora per il Giulianova inizia un'altra partita ben più importante a livello societario per garantire il futuro al calcio giuliese. Mister Maggi, avete chiuso il campionato imbattuti, un record in Italia, nessuna squadra dalla Serie A alla Serie D ha chiuso senza sconfitta, una bella soddisfazione dopo quella della promozione. Sì, grandissima soddisfazione, vincere il campionato e entrare nella storia come squadra imbattuta, è una soddisfazione enorme, sono particolarmente contento, vanno i miei ringraziamenti a tutti i ragazzi, perché per raggiungere certi obiettivi non può essere merito di una sola persona, è un gruppo, è una società che ci ha permesso di lavorare, un pizzico di fortuna, perché quando ottieni dei risultati straordinari così non puoi pensare di essere solo bravo, devi avere anche un po' la dea bendata che ti sorride, quindi molto concretamente dico che siamo orgogliosi, è un peccato finirli questi anni, è un peccato oggi aver giocato l'ultima partita di campionato, però ci godiamo questo record, ci godiamo questa vittoria che è frutto del lavoro che abbiamo fatto durante la settimana e ne siamo orgogliosi. Testoni, il campionato è finito, la salvezza era già in cassaforte dall'ultimo turno, ora inizia una partita ben più importante per il futuro del Giulianova Calcio. Sì, adesso rimane solo da vedere la questione societaria, speriamo che questo incontro prima o poi avverrà e si svolga nel migliore dei modi. Noi il nostro l'abbiamo fatto, quindi penso che ci sia soltanto da ringraziare questo gruppo che ha fatto veramente tanti sacrifici in un'annata piena di difficoltà. Ora aspettate delle risposte dalla proprietà? Sì, queste risposte sinceramente è molto tempo che devono arrivare, ma o per un motivo o per un altro mancano sempre. Parliamo di risposte, ovvero di emolumenti che voi dovete prendere per il finale di stagione? Sì, noi avanziamo 5 rimborsi da dicembre, quindi speriamo che qualcuno provveda a pagarli. Altrimenti ognuno farà quello che crede, prenderà i suoi provvedimenti. Testoni, cosa si sente di dire ai tifosi del Giulianova? Li ringrazio per tutta l'annata che ci sono stati vicini, anche tra tutte le difficoltà. Insieme abbiamo fatto questa salvezza
e mi auguro per loro che il calcio a Giulianova possa continuare e magari tornare ai livelli che ci competono.